Amici, avete notato quanti negozi di scarpe ci sono sulla Fifth Avenue? Iniziamo con lo Shakers. Tutta la 42esima per far vedere quanti negozi, quanti marchi di scarpe ci sono sulla Fifth Avenue. Dalla 42 arriviamo alla 59. Dopo, sulla 45esima, all'altezza della 45esima, c'è il negozio delle Vans e il negozio delle UGG. Anche queste molto famose. Di fronte la CEAG, proprio di fronte c'è il mega store dell'NBA. Qua, come potete osservare, qualche scarpa la vendono. Continuo il mio giro, vedete quanto si vince con la lotteria americana: 430 milioni in Mega Million, 168 in Power. Dopo, amici, sulla 46esima iniziamo con i veri negozi immensi. I tre piani dell'Adidas Store sono pazzeschi, amici. Adidas è veramente pazzesco, ve l'ho fatto vedere in qualche altro video, scusate la fascetta. Hanno creato delle gradinate da cui potete vedervi la partita alla TV. Stupendo. Da questo momento in poi scaleremo, cioè vi farò vedere negozi di scarpe sempre più belli. Qua hanno messo una serie di fiori, non so per cosa, ma va bene. Le scarpe che a New York ci sono molto, si chiamano Aldo. Da noi in Italia non penso esistano, ma i newyorkesi le amano. Indovinate, amici, dopo Adidas cosa c'è? Un altro negozio pazzesco. Siamo sulla 49esima e possiamo osservare un altro mega store, quello delle Puma. Anche qua hanno fatto le cose in grande, devo dire. Bellissimo. Bellissimo. Tre piani, c'è di tutto. Poi le vediamo dall'interno. Io lo faccio solo dall'esterno perché voglio farvi capire proprio la cartina, la geografia, cercando di non farmi gettare sotto dalle auto. Poi dopo all'interno le vediamo un'altra volta. Intanto vedete anche che belle le vetrine di Saks. Christian Dior. A Rockefeller Center c'è la nuova statua, la nuova statua della libertà. Intanto passiamo anche per la St. Patrick. Bellissima chiesa anche questa. Bandiera del Vaticano. E anche qua di fronte alla St. Patrick abbiamo questi fiori che credo siano la decorazione di quest'anno della Fifth Avenue in primavera. Lì c'è ovviamente la famosa statua di Atlante che regge la volta celeste. Qua siamo sempre tra i palazzi del Rockefeller. Sono qui perché devo farvi vedere un altro negozio di scarpe favoloso, proprio all'altezza della 52esima e della quinta. Adesso lo vediamo. Anche Armani Exchange ha anche qua delle scarpe, ma non è questo il negozio che voglio farvi vedere. Amici, all'altezza della 52esima, il più grande, il più bello, l'inimitabile, unico. 1, 2, 3, 4, 5, i 5 piani del palazzo Nike, tutto vetrate trasparenti. Andare là, fare un giro in quel negozio è un obbligo per tutti gli amanti delle sneakers. Si trova proprio di fronte al negozio di Versace. Guardate anche Versace, che belle scarpe femminili. C'è anche un bellissimo Salvatore Ferragamo con delle scarpe veramente molto stile italiano. Non avevo mai visto queste scarpe sulla Fifth, sono scarpe di donna. Boh, non le conosco. Belle sempre le vetrine di Dolce e Gabbana, che ha praticamente un edificio pazzesco qua. Anche loro vendono scarpe e sono scarpe anche abbastanza appariscenti. Mentre subito dopo c'è Armani sulla Fifth Avenue, sempre molto classico. Mi sa un po' di anzianotto come stile Armani rispetto al passato, però sempre molto elegante. Il mitico Gucci. Guardate Burberry da Bedford Goldman, che vetrina ha fatto, Cioè qua addirittura ha messo una vecchia statua greco-romana che gira. Pazzesco. Che è la statua della libertà, una sorta di statua della libertà. Dai, anche qua. Che figata.
psichedelico. Vabbè amici, vi lascio col negozio, l'edificio di Louis Vuitton, con questo rumore dietro di me dei pompieri. Ci vediamo a New York. Ciao.